Che vuoi, Nando? Che vuoi? È il casino. Nando, c'è. Ah, io si sente. Ok, chiudo il microfono. No, chiudo il microfono. Chiudo. Stanno ancora facendo i compiti. È filo, rimane giù. Lo so, ma ne avevano tanti. Poi, bello che finiscono alle 5 e le stanno dando compiti lo stesso, capito? Non è bello. Forse, non mi sto per incazzare. Ma sia. Non è che si è caricato tutto il sesso, non è che si è caricato tutto il sesso, non è che si è caricato tutto il sesso, non è che si è caricato tutto il sesso, non è che si è caricato tutto il sesso, non è che si è caricato tutto il sesso, non è che si è caricato tutto il sesso, non è che si è caricato tutto il sesso, non è che si è caricato tutto il sesso, non è che si è caricato tutto il sesso, non è che si è caricato tutto il sesso, non è che si è caricato tutto il sesso, non è che si è caricato tutto il sesso, non è che si è caricato tutto il sesso, non è che si è caricato tutto il sesso, non è che si è caricato tutto il sesso, non è che si è caricato tutto il sesso, non è che si è caricato tutto il sesso, non è che si è caricato tutto il sesso, non è che si è caricato tutto il sesso, non è che si è caricato tutto il sesso, non è che si è caricato tutto il sesso, non è che si è caricato tutto il sesso, non è che si è caricato t
meglio, eh. Non è ancora più. Sì, no, ma sicuramente è così. Si può fare poco e niente, no? Anche mettere magari più vicino al corpo è già meglio che vederli spesi per aria. Come delle anche, vicino, anche vicino alle caviglie sarebbe sempre meglio. Questo è importante. Dall'ottica da tiratore di notte, sai che c'è un'alternativa quella lì, eh? Devi caricare la Zeit. Però ho visto di nuovo non ce l'ho visto. Se nella Zeit ho visto che ti fa nessuno non è migliore. Non lo so, però la Zeit è una... un'ottica, va bene, non è così lunga come l'LRTS, però una parte per lì e fa sempre 800-900 metri. Buonasera, come ti chiami il bello? È da verde? Che spettacolo, non lo tolgo. Che davvero? Ma perché adesso tira da 0-6? Allora dobbiamo tirare un altro più adesso rispetto alla linea. Eh sì. 0-6-0. Perché là? Here we go! Sì. Sì, da 0-6-0. No, ma di giù, io sono dal lato, ma verso qui mi c'è la è destra a sinistra. Che quanto fa? Così. Non lo fa. Arrivo, raga. Abbassate e abbassate. Sì. L'auto si può dire. No? Mi gira per così. Tre. Che non so. Potente, perciò. Sì. Non ti accorgi che c'è un sì. Ah. Se così ce l'hai in spalla. Aspetta, vado un attimo a arrivare al volo. Eppure quando lo apri. Che è molto bene, se sono 33 tacchette però è tanto molto bene. Due tacchette o due e fino a come dicevi tu dov'è la chi è? Matteo. Matteo.
No, per il lignaggio. Sicuramente stiamo al lato nostro. E bene, sì, se siete da uno. Ci protoniamo qua. Ok, chilo 2 qua. No, ho fatto. Aspetta che volevo leggere i nomi. SR. Control. Valerra, sì, sì. Giangio, sei grande. Perfetto. Ecco, Nando. Prendiamo sempre la 40 con il comando. Ok, cominciamo la lettura del briefing, sergente. Okay. Dopo la settimana scorsa abbiamo ucciso nel suo compound Joker, il traffico di denaro ha preso il sopravvento. Nella zona sud della nostra base è stato abbattuto un elicottero che era in sorvolo e ne abbiamo perso il contatto. Per questo l'intera area è stata nominata no-fly zone, di conseguenza non avrete nessun supporto. Intorno all'area segnata in mappa ci sono diverse fabbriche che producono soldi di contrabbando per acquisto di armi e sostanze stupefacenti. La popolazione ormai decimata dall'invasione Opfor è scappata o si è dovuta sottomettere all'invasore, quindi durante la vostra missione non troverete nessun civile e tutte le persone di età adulta con un'arma sono considerate ostili. Il comando ha deciso così di effettuare un aviolancio notturno, così da evitare di essere avvistati. Liberare la dovete liberare la città, segnata in mappa, che sono sotto il controllo dell'invasore, e distruggere qualsiasi fabbrica, barra, torre, che permette il rifornimento degli ostili. Inoltre dovete cercare e recuperare se vivi i piloti. Gli ostili sono forniti di AK, RPG e M4. Inoltre potrebbe esserci mezzi corazzati e antiaeree, perché se l'elicottero è stato abbattuto presumo che è un antiaereo. Lungo il percorso potrebbero esserci ordigni improvvisati. Non ho altro da aggiungere. Avete domande? No, nel caso, anzi sì, veramente nel caso la no-fly zone è per quanto riguarda la no-fly zone è per tutta la durata della missione? Negativo, fino a quando non si abbatte l'antiaereo. Ah, ok. Poi avete a disposizione un Casevac e Medevac. NH la madre. Un Medevac, ok. Va benissimo, io non ho altre domande. Qualche TL ha qualche domanda? Negativo dalla 02. È una domanda da parte di Kilo 1. Avanti, Kilo 1. Se dobbiamo portare degli esplosivi per abbattere eventuali torri o altro. Affermativo, come già detto sul vostro palmare, se ci sono specialisti OD, sono porta esplosivi. O cioè soldati abitati con Panzerfaust potete portare. Ok, se non avete altre domande equipaggiatevi velocemente, prendete un veicolo e raggiungete la pista situata a nord dove vi aspetta il C-130. Okay. Buona missione. Ok, abbiamo 02, siete tutti equipaggiati. Un attimo, vado a vedere l'altimetro. Barba affermativa. Ok, ce l'avete i... qualcuno che può portare almeno degli esplosivi? Sentendo Flops che è specialista come specialista. Ah, ok, a posto, a posto. Allora non c'è bisogno. Quindi il briefing era e poi sono tutti incazzati contro di lui. Qui capo plotone, ti ricevo forte e chiaro. Sentendo. Sì? Ok. Deve cambiare paracadute lo switch. Sì, sì, stavo controllando se c'avevo spazio per mettere gli esplosivi. Ah, ok. Non c'è bisogno, quindi ci sta l'esplosivo. Cioè, okay. Abbiamo lo specialista.
Quindi specialista. Intanto Specialista e AD Cosa forse non ce la prendiamo? 0,01. La frequenza è 100, giusto? Mi senti? No. Ok, sì, sto pensando. Qual è la frequenza? Allora, della Kilo 01 è Della frequenza. 110. Ciao bello, bentornato. Ah, dai, sì, scusa, 110. Sergente, prendiamo Sì. una panzer. Sì. C'hai lo Prova specialista, no? radio per Tex. Porta chiesa. Perfetto. Allora, prendetele uno a squadra. Uno, la 02 ce l'ha, lo prendiamo uno per la 01, così male che va ne prendiamo due. Ok. Valerio, prendi tu. ANPV 15. Aspetta. Vai. ANPVS 15. Grazie, Valerio. Prego, Lo sera. prendi tu il Panzer? Panzer Force, lo O prendo sei io. troppo pesante poi? Non lo so. Non lo prendi. Lo conosco nero. E poi sono io già con la barba. Poi ci sono. Professionale. Zabono, Ok, prendiamo direttamente un veicolo grosso. Prendiamo una CM direttamente. Una CM, Ok, qua si vanno i numeri. Ma che cosa? Giorgio ha ricevuto il numero 6. Ah, io ho preso un altro, 4, aspetta. ok. Ah, parlavi del visore, Valer? Esatto. Ortega ricevuto. Provato ragazzi. Allora io ho sbagliato, perciò non mi trovavo. Accendo il microfono. Come Spengo prendo questo? No, mi da solo inventare. Vediamo se riesco a vedere con l'ottica. No, A posto, aspetta, sì. attenzione, no, però Sì, ho magari preso. non vorrei che. Mamma mia, se ne troviamo uno di fronte di carro, almeno. Ok, Kilo 01. Cisco, dove sta Cisco? Kilo 01, numerico. Cisco c'è. Sì, c'è. Kilo 01, numerico della squadra. Mi dai un'occhiata allo zaino, se c'è tutto quello che serve. Mi sono perso il Kilo briefing. 02. 02, 6 componenti. Tutto. Quanti serviva? Già. No, dico, se ho, guarda al volo se c'ho tutto. Ah, ok, l'hai preso, mi ha posto a posto. Kilo 01, medici. Un medico. Un medico. Minimista. Sa che è meglio. Uno. Non l'hai trovato ancora, Barba? No, sono qui. Buonasera. Ah, Valer? ecco. Eh? AN, Diciamo che ci sono qui. GPF. 01, ce l'hai il Ah, LOD? ecco Come qua. specialista? La Sì. editore? ANPVS Sentite, 15. AN, GPF? 15. 15, Mi ok. dica. 02, Sì, medici. mi dica. 02, numerico, un medico. Minimista. 02, minimisti. A posto, Zabbo. Dovrei E essere a OD? posto, non so se guanti tutto quanto. Assenza di OD. Allora, hai messo il paracadute, dovresti averlo. Lo zaino non me lo danno nell'inventario. Perché adesso è il paracadute. Ok. Ora ti poi dopo come lo togli e ti metti, ti dovrebbe mettere in automatico guanti. Speriamo di sì. Ah no, fai la procedura, fai control Windows. La solita. La ricordi? Andiamo a Ok, quando controllare. siamo pronti possiamo salire sui Perché mezzi e ci ti arriviamo dice al lancio con put black Belfast. pack on Esatto. chest. Chi è pronto inizia a salire sul veicolo. Ragazzi, tutti sul veicolo. Ok, credo di averlo fatto. Oh, attenzione che c'è il paracadute in mezzo alle Ah, già ve lo gambe. devo invertire. Vai. No, non ho lo zaino. No, devi invertire, devi invertire. Ah, non è lo Inverti, inverti. zaino. No, non ho proprio lo zaino. Dove è questo in Avevi mezzo, guanti? no? Dal vecchio sì. Barba guida, Ma io salgo dietro che mi piace. Nei Barba vecchi ricordi. scura. Come? Voglio salire dietro e mi fa salire avanti. So che ho tolto. Guanti basta Ah, Tex ecco. up. Mi sa che è ancora l'arsenale. Ok.
Anche se prima col cassone era al contrario, si saliva al centro e c'erano due panchine al centro che guardavano verso l'esterno. E Questi faceva sono molto quelli molto nuovi freddo. o... No, non si può, ma è vietato, non si può salire al cassone. Ah, Prima si saliva al centro, c'era una panchina al centro con le due panchine che esatto. guardavano verso l'esterno. Verso l'esterno. Adesso l'hanno vietato. Sì, non si può salire più a cassone. Uno tappa. Vedo altri due Sì. all'arsenale. Quindi Sergio, apriamo a 1000 metri fa caduta. Allora, sì. Allora, ascoltatemi, aprite a 1000 perché e poi vediamo prima sul non possiamo vedere il vento, però aprite a 1000 pure 800 metri se riuscite. Non di meno, perché l'aereo volerà più o meno sui 500 metri a est della rotta. Quindi se aprite troppo tardi vi troverete spostati troppo sulla est. Se aprite troppo prima va a finire che verrete spostati verso la direzione dell'obiettivo. Quindi sugli 800 metri Si scopre, siamo dovrebbe partiti. essere un'apertura giusta. Ok, E permesso di partire. vi do un consiglio. Se siamo tutti up, permesso accordato. 02 tappa. Devo andare, andare. Ok, ragazzi, vista, vero? Vi do un consiglio di aprire almeno un 200 metri prima della luce verde. Ma che sa? Visto che il C-130 viaggia veloce, se è luce verde qui, va a finire che noi cadremo tutti quanti qua. Va benissimo. Merda! No. Mamma mia. Comando, comando qui squadra di terra. Ci sono già Puoi messo. dare una curata a tutti che l'autista lo dobbiamo licenziare? Affermativo. Fermi un attimo, facciamo prima. Oh, raga, io Aspettiamo l'ho preso con l'intervento la del. ruota. Vai, tutti giù che siamo comunque siamo vicino al veicolo. Adesso si è già curato. Sì, già curato di tutto. Scusi, sergente, no. Mi è Cosa caduta la penna in dobbiamo mezzo all'impianto. fare? Dai, Date una tutto. controllatina agli uomini se sono tutti curati. Almeno prima che partiamo, dai. Affermativo. Ok, affermativo. 02 tutta positiva. Ok, possiamo salire sul veicolo. Saliamo. Velivolo. Ah, questa sera ci sarà un lancio notturno, quindi testeremo anche l'abilità nel lancio notturno di tutti i player. Sarà facile, già lanciarsi è difficile se per sé, notturno, col visore. Ora faremo anche un po' di orienteering. Ok, penso che ci siamo tutti. Affermativo, siamo pronti a partire. Allora, comunicate ai vostri uomini che appena Aquila 07 ci dà luce verde, ci lanceremo tutti contemporaneamente.
e alla distanza tra i 1800 metri bisogna aprire il paracadute, non dopo, altrimenti arriveremo troppo lontani dal punto di incontro. Ricevuto 01. Ricevuto 02. Allora ragazzi, quando ci diranno l'incidente, usciremo tutti quanti insieme, quindi ricevuto. Qual è ricevuto? 2 ricevuto. Allora, questa dovrebbe essere una dorsale. Allora, mi ricevete 0102? Sì. Allora, se guardate in mappa, allora questa è una dorsale. Sì. Questa qua è una dorsale, quindi dovremmo arrivare a est della dorsale. Quindi faremo un punto di incontro a un punto intermedio di questa dorsale. Okay. Anzi, facciamo qua un punto, perché questo dovrebbe essere una montagna alta. Qui c'è un dirupo e qua un'altra montagna alta. Quindi ci troveremo tutti quanti sul punto 203. Ricevuto per punto mappa quota 203. 2 ricevuto. 4 ricevuto. Ok. Salvo ricevuto. Sì, perché poi da qui a qui sono un chilometro. Ricevuto. Giangio, tu di Ortega. Ho ricevuto per Ortega. No, io sto già in pausa. Mi devi prendere e lanciare. Allora, io ho indossato un astrobo, quindi non so se fino a quel punto funzionerà ancora. Quindi mi vedrete in aria con l'astrobo. Mi lancerò per ultimo e cercherò di atterrare 5, sul punto 5. Di waypoint. Affermativo. No, ma in strobo non ve la fa attivare in volo, ma strobo. Ok, attivate la. No, nemmeno adesso ve la fa attivare. Ma mi sa che conviene quando si arriva a terra di attivarli, così uno esatto. Visuale degli altri. Io non ho ricevuto numero 6 sotto il strobo. Ricevuto l'estrobo quando siamo a terra, sentivo lo scudo. Non credo, non so che siano. Te la metto nell'inventario, aspetta. Negativo anche per me. Ragazzi, siamo qua in sala. Ok. Quasi in linea con due nell'inventario. Per attivarlo basta fare control Windows e attaccare l'oggetto e stare, quindi si attiva.
E chi è che ha il bisogno della materia? Ricordiamo preparati. Baffo lo sa, no? Come si apre il paracadute? Sì, sì, sì. Ok. Adesso ho imparato la prima volta. Ok. Sierra, tieni presente che sono un po' arrugginito. Si scori, metti la procedura di lancio e apertura paracadute. Ricordatevi quando siamo due volte da uscire. Quando arriviamo sui 1000 metri, avremo il paracadute con la cittadina, riuscirà a fare tutto un premio con il lato del dove che siamo. Poi non essendo un novato, dovete aspettare che arrivate. Spirito Santo. Alle porte. Ricordiamo la S per buscare terra. Sì, la S, sì. La S. Vai fuori. Vai tutti fuori. Non mi fa uscire. Due volte B. Vai. Strobo ce l'ha attaccata ancora? No. Io non li vedo. Eccoli qua. Ok, sono tutti davanti a me. Quindi sono tutti al sud. Ok, stanno facendo una linea. Ok, quindi basta che vanno tutti verso ovest. Ok, quindi bisogna girare e vanno tutti verso ovest, dobbiamo andare. Ecco qua. Riusciamo ad andare un po' verso ovest, fammi vedere. Sì. Ok, siamo usciti tutti, formiamo una bella linea, la vedo che andiamo tutti verso sud, quindi girate leggermente il paracadute, comunicate agli uomini, girate la testa verso ovest e andate dritti. Ok. Che bella linea che si forma, la vedete? Ottima linea, tutta verso sud. Flox è qui. Ok, ha aperto il paracadute troppo presto, cioè troppo tardi, se già sta a terra. Perché guardate qua, io sto qui, mi mancano siano 300 metri per arrivare al waypoint che sarebbe sicuramente su questo cucuzzolotto davanti a me. Eccolo qua. Sarà questo cucuzzolotto qua, sarà il waypoint. Sì. Mi ricevete?
Qui capo il bottone, mi ricevete? Quasi giorno. Zero uno da capo plotone, mi ricevete? Zero due da capo plotone, mi ricevete? Comando, comando qui squadra di terra. Non mi sento nessuno. Io sono sul waypoint. Uno e zero due da capo plotone, mi ricevete? Avanti capo plotone. Io Dutch Town su waypoint. Noi siamo in attivo. Cioè in quella conca non pigliamo niente. Eccolo qua. Chi è il primo? Oh, sono Ash. Ok, ok. E mi sa che gli altri erano più a sud, mi pare. No, io ero l'ultimo a sud. Tutti vanno verso. Erano verso sud, sì, stanno arrivando. Infatti, sì. Ecco. Mi pare che dietro di me allora, per ragionamento. Queste quote davanti che danno fastidio. Oh, ma non ho più i guanti io. Che significa non è più i guanti? No, io sono nel punto rendezvous. Non ho più i guanti. È possibile che quando ti sei lanciato. Grazie Franco. Ah, Ferro. Ti stavamo aspettando, Ferro. Com'è che non hai i guanti? Non lo so. Avevo dentro i caricatori della Minimi e la strobo.
Zavo, mi senti? Sta iniziando a fare giorno. Ok. Vabbè, allora facciamo una cosa. Iniziamo a far fare il percorso. No fly zone. Ok. Per avanti. Allora, è troppo grande qua. Fisco, io sono già qui da un bel po'. Negativo, sono con il sergente. Ne ho già un 3-4 in visual che stanno arrivando. Ok, dobbiamo andare qua, su questo punto qua dobbiamo andare. 170. Sì, 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 ti vedo, ti vedo. Quindi è in direzione dove stanno i visori? È meglio senza visore che col visore. 200. 260. Che è lontano. 260. Eccolo là, su quel cucuzzolo là dobbiamo arrivare. Quanti metri sono? Sono un chilometro. Un chilometro. Ma com'è che chiama e non risponde più? Non riesco a capirlo. No, è la radio. Le colline, dipende se loro sono dietro ancora una collina o non prendono. Eccolo là, dobbiamo arrivare su quel cucuzzolo là, su un chilometro paro paro. Allora, aspetta. Su questo cucuzzolo qua dobbiamo arrivare. Io nel frattempo mi faccio il percorso. Allora, su 260, 260, sì, sì, su quel cucuzzolo là proprio, in mezzo a quelle due montagne, in modo da avere un'osservazione. C'è una pista in quella zona? No, in modo da avere un'osservazione. Da qua vedi una pista? Vedi una pista? La pista è a 3 km, un chilometro. Come fai a vedere la pista a 3 km da qua? È distantissima la pista. Ma voi eravate 1, 2, 3 chilometri. Ah vabbè, se aumenti la visuale sì, vedi la pista, e ce l'ho diminuita. Ma lo sai che allora ci sono delle case, eh? No, però ti devono chiamare occhio di falco, È il binocolo, mica. Ma le case le vedo pure io, ma ho aumentato la distanza, il set view. Allora, ci siamo tutti? No, no, stanno arrivando gli altri. Allora, dobbiamo arrivare sul punto che ho segnato in mappa, perché lì, lì avremo visuale su tutta la zona. Esatto. Naturalmente ho segnato il punto di arrivo, ma non dobbiamo proprio scollinare subito subito. Vabbè, sì. Quindi avremo un approccio che 02 osserva il settore a sud. E forse 01... l'unica visuale non ce l'abbiamo sul crash site. Eh sì, poi vediamo sulla situazione, perché magari in via, stando lì abbiamo una squadra a nord che va a vedere il crash site. Una volta osservata la zona, facciamo osservazione, perché dobbiamo individuare l'antiaerea. Una volta individuata l'antiaerea, poi ci comportiamo di conseguenza. Perché poi qua va, qui è proprio, qui è proprio una gola, perché abbiamo 131. Questa è una gola, questa è una gola, no no, è una gola, questa è una strada, questa è una stradina, e questa è una gola, perché qua c'è 125 e 131, e tutte queste linee ti indicano che è una gola, è una gola proprio questa qua. Poi mandiamo una squadra su a controllare in questa zona qua, ma prima dobbiamo abbattere la contraerea. Ok, vediamo. Che qualcuno si è perso? Sono arrivati lontano. Cioè, molto indietro. Perché hanno aperto il paracadute molto molto in ritardo. Più di 800 metri hanno aperto, a minimo a 600, a 700 hanno aperto.
non riuscivo a scendere e non riuscivo a uscire dall'aereo, e quindi è uscito in ritardo. No, no, impossibile, io sono stato l'ultimo a lasciare l'aereo. Allora l'ha aperto proprio tardi tardi. No, no, io sono l'ultimo e sono arrivato per primo, no, perché l'ha aperto tardi tardi tardi. Sì, l'ha aperto sui 700-600 metri, quindi è arrivato subito a terra e è arrivato qui, te lo dico io, è arrivato. Sai qui. Sai dare la tua posizione? Sui 1.800 ho avuto un attimo un mancamento. Riesci a dirci dove sei? Eccoli, li vedo sotto qua. Perché sotto il vento era poco, il vento, quindi ti spostava molto molto poco. Eh no, ora non la vedi perché state sotto. Vi abbiamo i visual. Sì, sì, ma che salite sulla collina a vedere la strobo. Affermativo, li abbiamo in visual, Sierra li sta vedendo. Se li hai, eccoli, visto. Ora vi vedo che siete usciti. Ok, aspettiamo. Ma chi manca? I ragazzi stanno arrivando da là, da sud. Sono qui sotto. Ma è la 02 o erano 02, i 02 01? Sono misti. Mista. Ah, ok, ok. Ok, appena arrivano, Cisco, dove stai Cisco? Cisco, vieni qua. Cisco. Ti sto girando una foto sul palco. Okay. Cisco. Arrivo. Vai, vai, ti giro una foto sul palmare e guardala. Dove sta Sierra? Sì. Allora, raggiungiamo quel punto che vi ho segnato in mappa. Ok, quota 170. Esatto, fate voi il percorso. Apre 01 e segue 02. Una volta che siamo sul punto, una squadra, facciamo osservazioni, però una squadra copre il settore a sud, quindi si sposta anche leggermente verso sud. Una squadra sale a un centinaio di metri verso nord. Io faccio un attimo osservazione verso la pianura, in modo che una squadra va sul crash site a controllare. Dobbiamo prima osservare dove c'è la contraerea, la dobbiamo individuare e casomai abbattere. Ok. La prioritaria è trovare la contraerea, abbatterla e andare a controllare il crash site. Anche tu. Mentre una squadra fa il recupero del crash site, l'altra poi cerchiamo di scendere giù e iniziare a bonificare la Murgab Power Plant, la fabbrica che sta dritta. No, a me non me lo dà. Allora penso che la 02 va verso il crash site. Perché questo? Perché la 01 c'ha l'operatore EOD, magari andiamo verso la fabbrica che c'ha gli esplosivi. E la strobo. Arriviamo prima sul 170 e poi valutiamo. Esatto. Okay, io ho detto, sappiamo cosa troviamo. Vi ho detto sommariamente fino a questo punto qua che cosa bisogna fare. Bisogno di un primo. Allora, ok, appena siete pronti, appena sei pronto, Cisco, comunichi e così partiamo. Caso facciamo qua montagna per montagna, così vediamo sempre sotto cosa abbiamo. Ricevuto. Sì, sì, vedi direzione 250, mi sembra più o meno. 2250. Alza, alza la misura. Se vuoi. Se è meglio. Ok, vai, chiudo uno, portiamo. Vai, Dex, vai. Chiudo uno in movimento. Chiudo uno, un primo, abbiamo la 02, altri membri ancora che ancora non hanno raggiunto il punto di rendezvous. Ok, ricevuto, ci fermiamo alla prima collina ad attendervi, così vediamo cosa c'è davanti. Ricevuto. Sono qua. Sono di fianco a Taurus. La zona sembra libera. La 02 si sposta al crash site.
cambiato pure mirino. Dovrei averlo tolto. È riuscito a darmi una curata? Dimmi. Dovrei avere due. Io qua. Ok. Lì. Disco interrogativo, sull'aereo non ho sentito bene il numerico, perdonami. Ricevuto. Pronto 9, 270. Ricevuto. 270, Zabo, quando sei pronto muovi. Scout e movimento. Due muove. Vai, come mai? Sempre 270, eh? 01 qui 02, siamo a 5 metri da voi. Stand by, Zabo. Torno un attimo indietro. Ehi. Okay. Ok, Zabo, tra 01 si muove. Comando, comando qui squadra di terra. Avanti squadra di terra. Muovi, Zabo. Comunico che abbiamo effettuato il punto di rendezvous in quota, stiamo raggiungendo gli obiettivi. Ricevuto, alzo del passo perché sono già le 4 qualche mattina e il sole inizia a sta per sorgere. Passo. Quindi squadra di terra ricevuto, chiudo. Esatto, 120. Ho problemi con la radio, non so perché. 120. 01 più 02 in stand by. Ricevuto 02. Zabo, mi senti? Sì, tu mi ricevi? Affermativo. Ok, scout pronto, 270, affermativo? Scout movimento 270. Sei in movimento, chiude. Non in scatto, Zabo. L'audio del gioco è basso, quasi non si sente. Ma del gioco? Parliamo? Stand by. Stand by.
L'audio, la mia voce o l'audio del gioco? Parliamo del 01 movimento, il movimento. Tu davanti, Zavo, copri davanti. Sì, muovi, muovi. Alzati, Zabo. Prova adesso l'audio del gioco. Si sente ora? Senti ora? L'audio del gioco? Stiamo arrivando. Sì, ho capito l'audio del gioco. Ho capito. Scout movimento 270. Se non vedi, tieni il visore, insomma. Aspetta un secondo. C'è qualcosa che non va. Ho capito. C'è qualcosa che non va. Molto basso, ok. Taurus, da 02. Avanti 02. Ti attendiamo un primo. No, iniziate ad arrivare sul punto. Ho selezionato l'audio per il video in diretta prima, quindi mi ero dimenticato di toglierlo. Piano, mi sto adeguando. Ecco perché. Mi ero dimenticato di toglierlo, quindi non sentivate gli effetti sotto. Ricevuto, vi vedo.
si nota da qui? Sono più avanti. Ok. Si nota niente qua. Il crash site secondo me è quello a sud-ovest. In direzione 220. Però il crash site dovrebbe essere dall'altro lato. Ma non è detto però. Lo so. Poi fuori a un'abitazione, ti dico subito. Eccolo lì, vedo un uomo armato io. L'uomo armato 236. Con RPG. 236, esatto. Ok, sì. Ok, 236 in abitazione, uomo armato. 236, noi stiamo qui. 236. Quanti metri sono? Che saranno. Eccolo allora, là. Allora, 1, 2, chilometro e 7. Un chilometro e 7. 236. 236. 220. Darus, uomini armati qua sotto. 276. 236, un chilometro. C'è una pattuglia. Un chilometro e 6. 200, 300. La vedi qua sotto? Chilometro. Aspetta un attimo. E 6 qua. Per una tecnica. Dove? Una, sotto qua 274 con una. Con la garitta con un uomo armato e una pattuglia che ci gira intorno sempre armata. Ah sì, eccola qua. Ok, un chilometro. In direzione. Ma noi dove stiamo? Aspetta. Ah, noi siamo a est. Mettete un punto in mappa, riuscite a mettere? La freccetta a destra. Allora, siamo esattamente... Nel frattempo io calcolo un attimo. Dovremmo essere qua. Allora, è la... sì, allora la Murgad... Esatto. Esatto, è un chilometro, quindi sì. Esatto, è la Murgab. Ok, è la Power Plant. Power. Ok. Esatto. Più che altro per il fumo che non mi... Ok, fate una cosa. Possiamo mandare due o tre operatori su quella collina a controllare. Allora, falli. Allora, no, faccio andare alla 02 perché noi magari scendiamo sotto. Ok. 02, mi ricevi? Sono qui, sono qui. Ah, vieni qua, Cisco. Allora, prendi la tua squadra. Sì. E alla sinistra di quella quota, la vedi lì? C'è sì, quel fumo. C'è del fumo, vai a controllare che cos'è, però non ti far ingaggiare. Ricevuto. Non scollinare, vai verso sinistra. Ok, ricevuto. Ok. Dimmi, Zabbo. Questo, c'è un camion. Guardalo, con delle casse a 2,50. Distanza sempre un chilometro. Con un uomo all'interno, il camion. Azimut, elevazione? Azione meno 08,37. Sotto la fabbrica, sotto il coso. Sopra la fabbrica c'è un movimento. Forse un cecchino. A parte c'è all'ingresso della città c'è un uomo con il faro. Sì, esatto. Ok. No, sarebbe... sì. L'uomo col faro là, sì. Poi sopra okay. Il tetto... Sopra la fabbrica, allora, la vedi? C'è un altro uomo con il faro, c'è quello centrale... Sotto c'è una calibro 50, sotto il faro, la vedi? Sì, calibro 50, un altro faro dall'altro lato... Un'altra calibro 50 247, elevazione meno 08 e 4 04. Okay. Ci sono i comini. Esatto. Ok. Un'altra calibro 50 è a 250. Allora, è dal primo piano. È nascosta in mezzo agli alberi. Se sarebbe l'OBJ Mallet, sarebbe questa, sarebbe tutta sta città. Diciamo che è abbastanza piena di calibro. Ok, allora facciamo una cosa. Hai vista quella 250 nascosta? Sì, sto vedendo. Ah, tutto. C'è un mezzo con bandiera. Sì, la tecnica. Mi sa che è blindata. La 248. Le stanno tirando. Okay. No, sono usciti dei tango là. Ok, hanno ingaggiato, ok. Fatto bene. Mica si sono attivati i contatti? No, sembra di no. Ok, però facciamo una cosa. Anche... Sola tecnica. Imroz ci per dire qualcosa. Nord-ovest. Mi sa che forse sono attivati da sotto. Allora, sì, vedo uomini a terra, i nostri a terra stanno. Su in quota. Vedo qualcuno dei nostri a terra. 02 qui 01.
02 qui 01. Mi sa che proprio lui è a terra. Vabbè, metti un attimo frequenza 120 che ragazzi. Oh, un altro dei nostri a terra sotto gli alberi. Arrivano colpi, eh? Due dei nostri a terra sotto l'albero a destra. 01, parti, vai a dare una mano. Sì, andiamo a dare una mano. Comando da Ash. Vieni avanti. Avanti Ash. Abbiamo Barba e Cisco a terra. Ricevuto, comunica al capolodon. Lo sto comunicando con l'AT, che frequenza ha? Questo è il talk. In collegamento dovrebbe esserci pure il capolodon. Ma a chi cavolo sto sparando? Ah. 01, mi ricevi? Meno avanti. Sotto l'albero, verso ovest, nord-ovest, ci sono due dei nostri. Sì, stanno facendo il giro per controllare se è pulito e andiamo. Raga, ditemi. Vi vedo, è pulito. Fate presto che stanno a terra da parecchio. Vai ancora più giù. Ok, l'hanno presi. Beh, vado pure io perché qua non posso stare da solo. Vedete com'è un semplice controllo. Si può sfociare una carneficina. Beh, penso che sia dovuto sempre a uno. Non possiamo fare più niente. Ma due minuti ti riprendi, sta a 86, devi essere un attimo a 90 sotto. Lo mettiamo? Com'è la situazione? Devi stimolarlo. Com'è la situazione? Qualche deceduto? Barbu deve arrivare un attimo a 90 di saturazione, sta salendo piano piano. Ok. Sergente, lei è al 100 come frequenza? Sì. Ok. È un accampamento questo? Ottimo. Ripetere? Era un accampamento questo. Altoparlante. Io? Oh, lui ce li ha messo. Loro come stanno? No. Serve una mano qua. Ok. Medico. Le viere, il problema sulle viere. Okay, credo di aver individuato l'antiaerea. Gli ho fatto una morfina e due adrenaline perché il battito era forte. Sono 280 antiaerea. La vedo. La vedo. Giro la testa un attimo, assisto. Un attimo solo, Barbara. Madonna mia. Di nuovo subito chiuso, faccio rotazione destra. Ok, si deve fare. Aspetta, gli faccio il sangue allora. Vai. A parte gli faccio la sutura. Vai, fa libere le vie aeree. Io posso solo fare rotazione. Ok, fagli, continua a fare l'esercizio. Allora, riscontrato normale battito cardiaco, ok. Ok. Rotazione destra. Gli faccio sangue, altrimenti questo muore. Zabo da Ash. Allora, facciamo un attimo un check di lavoro. Dimmi. Uno check. Gira un attimo la testa a sinistra. Ok. Perché dice sta facendo baffo. Il scopo cancella posizione laterale di sicurezza. Non vi fate vedere alla contraerea. Okay. Ragazzi, tenetevi nascosti dalla contraerea.
Ok, adesso lo fai. Continuo con la rotazione. Mica gli hai fatto morfina e adrenalina, no? Una morfina e due adrenaline, perché il battito era molto forte. Ok, mi sa che sta continuando a vomitare. Andando, torno dalla chila 01, posizione. Sotto labbra. Ostruzione, ovviamente. Aspetta, sì, gli devo fare comunque l'aspirazione con l'aquavac. Ok. Sì, 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 ce l'avevo con il... Ha riscontrato un normale battito cardiaco. Il battito è rimasto normale ora. Ok. L'ho trovato, ok. No, avevo il toc. Quanto era che è successo? La pressione sanguigna è bassa, ragazzi, invece, vabbè, deve entra sangue. Avevo il toc nella radio. Controllo via rete. Passa, fammi un attimo, passa. Ostruzione, okay, sì, sì, occlusa sì. Solo. Sì, gliela sto liberando, aspetta. Ok. Avevo okay. Ok, allora te lo lascio che ci metto in copertura. A 320, siamo più coperti. Ok, facciamo un perimetro di copertura. Che c'è la cabina davanti. Ok, aspirazione medica non più necessaria. Porto via. Ok, no, 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 aspetta. Niente. No, è un po' 62 il battito. 62? Ok. Non battito, aspetta, gli sto facendo gli antidolorifici, questo si prende nel niente. Penso che all'inizio sparava lei comunque. Aspetta un attimo, Fox. Sì, tutti apri, siamo tutti. No, ok, create un perimetro di sicurezza intorno al sito. Il tank ha ricevuto Oh, ah no, ma io hai i guanti, aspetta. Se li prendo i guanti, okay. Così. Se li passa voce. Vediamo un po'. La tecnica alla nostra destra, dietro l'albero. Se ti sposti a sinistra, 278 trovi l'antiaerea vicino al fiume. No, io sono solo. Dietro l'albero, la tua destra. Dimmi. I guanti. Ok, sta aumentando il battito cardiaco. Vabbè. Meglio di niente, dai. Ok, cuffia. A sinistra, scusa, sali sopra l'albero. Vai sopra lì dove c'è. A sinistra, qua più a sinistra. Vediamo lo schiaffo. Vabbè, forte. Eccolo. Allora, sergente. Eccomi. Guardati. Allora, se vede dietro l'albero, 253, mezzo blindato. La tecnica come mezzo blindato. 253 l'albero davanti. 253. Sì, a sinistra del camion col telone blu. Ok. Ah, sì, la vedo. Poi abbiamo qua sulle cisterne. Lo vedo solo un uomo qua all'inizio armato sulla cisterna. Altre invece vedo solo fatte come barriere, ma non vedo. Sì, abbiamo ripreso barbu. Ok, sta qua sulla sinistra della tenda. Avvicinati alla tenda. Ok, dobbiamo prendere approccio a sta cosa, ragazzi, che sinistra, copri. grandi. Dov'è la contraerea? Invece è qua sotto, grandi, giusto? È qua. La contraerea dove ha detto che ci sta? 258. Scusate, ma qua chi è che è morto? Grandi. Nessuno. Sì, andiamo. È Giangio. Okay. La radio siamo a posto, cuffie, qualcosa varie. La contraria dov'era? Dove l'avete vista? Direzione la radio no, 282. 282. Vicino a quell'accampamento dove c'è il telonato. Dovrebbe essere una contraria quella. Ok, è pieno di gente qui sotto. Ok, effettivamente è una contraria. 283. 870 metri, troppo lontano per un Panzerfaust. Ok, technical 1, 2, 3, troppa gente. Ok, troppo. Ok, c'è anche un'antenna per comunicazioni. Qua, guarda, se venite qua si vede. Un edificio a 290, sembra che c'è una tenda. 290, c'è un edificio, c'è un'antenna per comunicazioni, quindi lì... Sembra che c'è un tango lì. Allora facciamo una cosa. Di roba lì, non c'è solo quella bombla. Ok. Ok. 3:10. Avanti.
abbiamo rinvenuto un Intel su cui c'era notato nessun movimento da rilevante. Ok, ricevuto. 141. Ma nell'edificio dove c'è il container rosso sembra che c'è un capannone all'ultimo piano. Allora noi stiamo a 141. Era 052. Siamo qua noi. Era sorgente? Sì, siamo qua. Quindi il fumo che vedevamo era sta accampamento che stava qua. Esatto, siamo qua. Quindi 310 310 310, andiamo qui. Vedo pure la radio all'interno della finestra. Ma quindi, nell'edificio dove c'è il container rosso, lo vedi? Ok, quale? All'ultimo piano. Sì? Direzione. Sono delle casse d'armi. 01, ascoltami un attimo. Uh-huh. Allora scendiamo qui, guarda, tutti quanti. Qui 310. Qua, nella conca. Poi giriamo verso sud-ovest della quota. Dovremmo uscire a sud della città di Nimrods. Qui, in poche parole, dovremmo fare questo percorso. Così, scendere qui dentro. In poche parole, questo dovremmo fare. Vabbè, ci dobbiamo mantenere coperti. Esatto, esatto. Tutto il fianco e entrare nella città di Nimrods da sud. Perché questa è la città di mezzo. E il crash site? Dobbiamo eliminare prima la contraerea. Poi andiamo bene. Facciamo una cosa, allora. Kilo 01. Che cosa è? Sento un elicottero. Un suono, sì. Di fronte a noi qua. Di fronte a noi, sì. Tutti giù. Giù. Ok, siamo stati dobbiamo andare. Andiamo tutti giù in direzione 131. Direzione 131, veloce. No, negativo, il 310, scusate. Ok, ricevuto. No, direzione 310, per forza. 310? Sì, movimento, raga, movimento. Chiama Sierra. Sì, andate tutti, ho detto già. Sierra, vai, fai come ti ho detto, prendiamo la città a sud e eliminiamo quella contraerea, così ci prendiamo il supporto aereo. Ok, quindi facciamo tutta sta quota e poi ok, e gira, sì, così c'hai la quota a sinistra coperta, la quota a destra coperta. Ok. 02, ci sei? Ci stiamo arrivando. Vai. Vai, state camminando bassi, stai camminando basso, baffo. 01, abbiamo con noi l'operatore Tex. Claro, sto pure tu. Fallo scendere giù a 310. Fallo scendere giù a 310. Ricevuto. Flock, se fa un attimo di stand by, aspetta Tex. Tu hai detto che c'hai due minimi, giusto? Ricevuto per due minimi. Appena sei nella gola, li fai salire in quota a 330 in modo da far coprire la nostra avanzata verso la città di Nimrods. Ricevuto. Dove stanno le minimi? Sergio? Dove sono le due minimi di 02? Sergio? No, di 02.
Ecco. Dove stai? Ecco qua, Zabo. Chi è l'altra? Chi è l'altra minimi? Ortega, sta arrivando, Ortega. Ok. Dove sta Ortega? Cisco, Cisco. È Zabo e Ortega. Cisco, Cisco. Allora, digli che vanno lì sopra, non scollinano ancora. Quando noi stiamo in procinto di attaccare la città di Nimrods, loro scollinano e ci fanno copertura con le minimi da sopra. Ricevuto, ricevuto. Oh. 01, non attaccare ancora, aspetta che arriva anche 02. Allora, dobbiamo scendere a sud. No, ecco. no, ci sparano. È Tex che va giù. Non ne affacciate, non vi affacciate. No. Via, questa via, è la contraerea, non vi affacciate, è la contraerea, non vi affacciate. Dietro. Dobbiamo salire da qua, a sud est. Prende da qua. Ragazzi, questa se vi prende vi fa male. Dove sta andando? Chi è quello che sta andando di là? Lo prende là, lo prende là. Lo prende. Lo prende là, lo prende là, lo prende. Fallo venire di qua. Sta andando là sopra, giù, 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 se non vi prende. Lo prende, lo prende, lo prende là. Fallo venire qua. Scendi giù veloce. No, chi è che sta andando a direzione strisciando a 120? Deve venire al contrario. Ho visto qualcuno qua sopra, non so se era uno dei nostri. Allora, qua ci non sta. Vi allontanate, non vi allontanate. Allora, Flyer, Nando, Baffo. Mi. Che occhio, raga. No, chi è che sta sparando là? Chi hanno beccato? Ma sa che è Tex, ma non ho capito perché non mi sente il radio. Tex, mi senti? Sì, ma perché è andato di là? Non ho capito, la tecnica, sta arrivando la tecnica. Tex, mi senti? Vai, vai, facci coprire, ottimo. Ma stanno già tirando, stanno. Sa che non ho beccato. Questi minimi stanno. A technical direzione davanti a noi, direzione ovest. Sì. Vai, eccola. Porca miseria. Madonna mia, non sento più niente. Cerca del kill 1. Aspetta che cerco di abbattere la contraerea allora. Ok, 3 qua. Tex perché è andato di là? Era molto. Perfetto, grazie ragazzi. Ma lo vedi, no? È baffo. Sì, sì, ce l'abbiamo fatto. Lì sono in posizione quando decidi. Ok, dobbiamo un attimo fare i conti con una contraerea. Aspetta un attimo. Oh, perché poi ha fatto guardare, ha fatto, oh, ma c'è un tango qua giù, invece era Dex che corriva. E che corriva, era così carino. Ma che lontano, ma dove Dex? Zero due, mi ricevi? Vai avanti. Fai vedere un attimo ai due minimisti dove la contraerea, perché da qui non si vede più. Ricevuto il primo.
Siamo una tecnica in avvicinamento da nord-ovest. Oh, c'è qualcuno che ci tira. Dobbiamo andare a recuperare Tex. Occhio, perché sul sullo stabile in costruzione c'è. Tecnica d'arrivo a 0.50. Ecco, due mi si è ceppata la. È di ferro questo. Ok, fermi tutti. Sierra, riesci a vedere la contraerea? Perché non la vedo. Non vedo, spostati là, aspetta. No. Vai dietro la tecnica, la vedi un po'? Infatti anche tu con qualche benda. Valeria, mi sono male le braccia. Vado. Ok, no, sto posto. Cecchino. La poplodone da qua non la vediamo perché c'è l'albero, la vedo io da qua, vedo solo il muso davanti. Direzione? 284. Taurus da 02, nulla in vista. Scappa. Scappa. Ci tira dalla nascondetevi che vi tirano dalla palazzo in costruzione. Quanti metri è il palazzo in costruzione? Non lo so. Aspetta. 700 metri. Cosa ti va detto secondo me? 700 metri. 790 metri, 7,7 più o meno. Fa 7,5. Ma quale delle due è quello che spara? Ah, eccola. Il vento? Destra o sinistra? Destra o sinistra il vento? Vabbè, se lo vedo io. Aspetta. No, qua mi dice niente, c'è vento. Okay, la 1 possibile. Sta 20... No, dobbiamo stare tutti insieme. Quindi. Ok, calibrato il vento. Troppo. Ah, poco, a sinistra. Un po' più giù. Leggermente giù. Un altro po'. Aspetta. Tecnica down. No. Ah, poco. L'hanno anche distrutto. Vieni avanti. Sto sparando anche distrutto. Wow, l'ho preso sul fucile. Ah, come lo prende? Tutti i denti stanno sparando. Preso. Ci sta sparando pure dal tetto a 45, ma preso. Togliti, ok, lo vedo, togliti. Dove stai? Non ok, ci sei, prima. Ci sei. Okay. Oh, ci stanno sparando bene. Vai.
Vedo lo rifiuto dove sta. Tango sopra Johnny. Attenzione 02, tag alle vostre spalle. Due, mi ricevi? Ricevuto, primo. Tango in quota alle vostre spalle, ci stanno prendendo di mira. Ricevuto, andiamo anche in soccorso ai due. Ci sto, sì, Ryan, un attimo solo. Ci sono, sì, ci sono. Aspetta che ci hanno circondato, abbiamo fatto la cazzata di stare troppo tempo qua, fermati. Porco demonio. Dove cacchio? Aspetta che ci stanno sparacchiando bene bene. Di muovere. 02, puoi procurarti, puoi vedere anche se la gente di 01 dove stanno? Ho qui a fianco a me il soldato baffo che è appena deceduto e c'è anche Tex. Ciao Gigi, ciao, scusami, siamo un attimo incasinati, ci hanno accerchiato. Vediamo se ne riusciamo ad uscire. Aspetta, a proposito, ma io so... come sto io? Dicevo, io vedevo bianco e nero. Ok, sì, io sto vedendo già bianco e nero, ma cerco di rialzarti, che se qualcosa mi curi tu a me. Ho perso una grande quantità di sangue, vedo bianco e nero. Tu stai bene, ho perso parecchio sangue, io ti inietto morfina e adrenalina in modo da poterti recuperare. Ti devo liberare le vie aeree in modo da farti recuperare. Antidolorifici in modo che ti recuperi piano piano. Ti devo liberare solo le vie aeree. Vediamo un attimo se ti riesco a rifarti riapparire. Ok. Dai, senza girare la testa, vai. Veloce, veloce. Se si libera le vie aeree, può darsi che ti riprendi. Così una rimossa, vai. Vai che ce la possiamo fare, vai. Vai che ce la possiamo fare. Se non ci accerchiano e mi buttano a terra, vai. Cannola di guerra, vai, 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 vai che ce la facciamo, vai che ce la facciamo. Vai, c'hai anche il tubo laringeo, vai, che ti ha tolto l'occlusione, dai.
Vai RCP, vai che ce la fai. Vai, vedo arrivare gente. Vai Barbu, vieni Barbu. Ehi, se vado a terra, qualcuno che mi cura. Barba serve cura, Taurus, velocemente qua. Sì, sto arrivando. Allora. Oh, ok, mi si è buggato tutto a me qua, aspetta. Ok. Ok, ragazzi, arriva di qui copertura 360. Ok. Allora, tanto io avevo. Qui. Ash. Ma non c'ho più sangue per Sierra. Ok, io aspetta. Vado a terra io, eh. No, dove sei, ok? Allora bendami, allora suturami veloce. No, hai ancora la testa che sta sangrando. Perché mi sta prendendo. Io ho un pneumo in corso, C'è una quasi una fatalità di sangue, cioè. Sì. Barba, neanche io sangue, adesso, non c'è no sangue. Secondi. Nando, abbiamo ci sono. Abbiamo finito tutto il sangue, ho finito. Ok, aspetta, ci sono io, ti sto strutturando. Ok. Avanti, capocordone. Comunico Nando, da sud, sta arrivando un convoglio. Lascia un secondo lascio, metti il sangue a sella che... Qui, capocordone, aiuta. Chi c'ha la... Non mi fa fare il RCP a Sierra. Eccolo, mi sta facendo fare. Dai, non te ne andare. No, non me lo fa fare. Mi si è buggato. Allora, ti sta entrando il primo litro, te ne butto un altro. Sì. Sì, tutto questo. Ascia, ma ci sei? Cisco? No, sono qui. La 01? La 01 prende i membri a terra. Ok. E abbiamo il soldato baffo che è deceduto. Ok. Aspetta, non muoverti. No, mi sta buggando tutto, non riesco a fare, vada qua, saltella da solo. Aspetta, fermo 5 secondi, poi l'antidolifico te lo fai tu, ti prendi le medicine. Ok. Però ti ho messo 2 litri di sangue che stanno entrando, un cessato. Ok, fate sierra perché okay, non me lo fa fare più. Sierra. Ok. Vado su sierra. Ok. Sierra. Ok. Via aereo. Adesso sto là, vedo. Sì. Guardami verso nord-ovest. Perfetto. Non è tutto questo, sto un attimo riprendendo. Mettiamo il pulso simmetro. App. Ho legato il pulso simmetro. Guarda. Ok, perfetto. Un altro po' di sangue, un altro po' di allora, là c'è la contraerea. Un pochettino di sangue. Lo sbaglio, stai facendo tu, perfetto. 700 metri. La situazione sta salendo. Sì. Ora le do uno schiaffetto, vediamo se viene. Dai uno schiaffetto. 700 metri. Ah, perché sei venuto qui? Mi sono messo qui perché c'era già un altro vicino a me. Questo è posto dove faccio la temperatura. Attenzione, per favore. 16 gradi. Ok, sono dietro. C'è stato dentro. Sì, era troppo, viene su, sì. Giange è morto. 16 gradi, 700. A 6, ok. Perché non mi viene su? Ok. C'è. Ok. Dove è Tex? Tex, io di te. Qua, sono qua. Ok. Mi sa che siamo decimati tutti. Lo so. Ok, si è suturato. 0, 2, fate il check. 1 up. 4 5 ci stanno sparando. Ripeti? Sei tu con gli altoparlanti. Oh, ci tirano, eh? Ancora il tetto quello. Sì, ogni tanto ti si attiva, non so perché. Oh. Tanti là. Occhio. Convoglio da sud. Convoglio americano, attenzione, eh. Chi sarà beccato? Oh, ci tirano, eh? Da dove? Allora, ci stanno tirando da... Allora, 02, andiamo, torniamo in direzione 030, veloci. Via, movimento, ragazzi. 030, ripeto, veloci. Scappo, vai, 030, via, ci siamo. Tiro 2, 030. Terra.
la contraerea si sta girando. Sta ingaggiando gli americani la contraerea. È stata abbattuta. Chi è qua? Giangio. Giangio. Già due volte Giangio. Ma scusi, sono andati tutti, mi hanno abbandonato. Capo plotone. Avanti. La vostra posizione? A 030 dalla tua. C'è il caporale Ash che sta venendo da te per supporto. Ok, dobbiamo scendere nella città e prendere le posizioni. È rimasto solo il sergente. Ricevuto. Dobbiamo prendere la città. Quello là sopra sta. È stato quello, vedi? La so. La discesa la facciamo da qua oppure cambiamo strada. Ci stanno sparando. Venite di nuovo alla stessa posizione. Avanti. Il comando americano ci informa che la prima parte della città di Nimrod è libera. Ricevuto. Oddio, libera. Stanno ricevendo i colpi. Meno male che è libera. Boom, preso. 01 sul fianco destro. 02 è dietro. La città di Nimrod. Ok. Fai stand by dietro al veicolo. Ok, dobbiamo liberare la città di Nimrod. Quindi scendiamo da qui, perché il comando insiste sulla città di Nimrod. Dobbiamo liberare la città di Nimrod. Quindi allora, se guardate, c'è la contraerea, è stata già abbattuta, quindi abbiamo anche supporto aereo. Ci sono dei tank in avvicinamento, sono tank. No, sono americani. Americani blu far, okay. Sì, sono blu far. Vedo però che arrivano arrivano tic ancora da. Esatto, dalla fabbrica. Sì, eccola là, l'ho visto. 23250. Ok, l'ho visto, sta sulla là sopra, eccolo là. Anch'io. Allora sta si ferma sopra il silo. Esatto, sì, l'ho vista. Si ferma. Avanti. Caso se ci fate copertura proviamo già a scendere. Affermativo, entrambe le kilo iniziate a scendere giù alla città di Nimrod. Ok, ricevuto per 02. Prepararsi a muovere dietro alla kilo 1. Movimento in direzione 260. Scout movimento. Preso. Tirati su e non tenere l'arma in puntamento. Vedo del fuoco, ma non ho capito da dove viene. Chi è quello davanti? Aiuti. Passato in mezzo alle gambe, ti rendi conto?
si è steso. Avanti. Noi siamo arrivati alla casa, la stiamo bonificando per poi proseguire. Affermativo. Ferito, abbiamo balla molto. Ah, ecco, non si è appoggiato, vedi? Ok, più su. Ancora. Oh, l'ho preso. Vediamo dove stanno questi. Tu. Preso un braccio. Capo Crotone da 02, attuale in mappa. Ricevuto, ho appena bonificato il compound, iniziate ad entrare nella città da sud. Noi stiamo 01. Ho preso di nuovo nel braccio. Questo dovrebbe essere in testa. Oh, più a sinistra. Ah, questo è in testa. Altrimenti lo regolo, dai. No, allora regoliamolo. Quindi 4 è più verso sinistra, cioè verso destra. Capo Plutone qui 01. Avanti. Abbiamo appena attraversato il fiume, siamo sull'altra sponda di Ricci in città. Ricevuto. 02 si muove. Il fiume città. Com'è il fiume città? No, aspettate un attimo. Ma... no, devono andare a Nimrods. Vabbè. Vabbè. Preso, ma un po' più verso sinistra. Ma 08 un po' più alto, 5 secondo me. Vuoi vedere? No. Ferro questo. Vabbè, l'ultimo scendiamo pure noi. Dove sta questo? Vedi? Vabbè. Vabbè, dai, andiamo a basso.
andare a 1000, liberazzo. Certo, per essere un 7,62, vabbè, sì, sono 800 metri, 700 metri. Oddio. Fa meno male, vabbè. Se le danno, eh. Purtroppo il capoplotone, ragazzi, non deve stare all'interno della battaglia. Perché ecco qua, deve dirigere l'azione. Se riusciremo a... a individuare... Oddio, con me dovrebbe stare almeno un Guardian Angel. In modo da portarmi culo. Darmi manforte. Però... ma la posso cavare, dai. Più o meno. Dovremmo riuscire a trovare il... il deposito di armi per farlo saltare in aria. Speriamo. Il guado. E non ho isolato lo zaino. Ah, ma sta giù. Facciamoci un bagnetto, dai, così. Acqua è pulita, eh. Oh, vedi se non ci muorono. Beh, la fortuna è che ci esce qualcuno e mi spara. Si può buttare in acqua questa? Sì. Può darsi che ci salviamo. Certo, con un equipaggiamento del genere a galleggiare è tosta, eh. Di solito si usano gli zaini per galleggiare, perché si mettono le buste, il materiale si mette all'interno della busta in modo da formare bolle d'aria. I sacchetti, quelli della spazzatura, quelli un po' più duri, li metti all'interno e formi delle bolle d'aria in modo che lo zaino non è pesante in acqua. Anche perché immaginate uno zaino da 15-20 kg pieno di materiale all'interno, una volta bagnato diventa il triplo del peso. Invece si fa... che cacchio è là? Che cosa si fa? Si isola con delle buste. Che c'è qualcuno a terra qua? No, si isolano con delle buste, della spazzatura, in modo da creare una camera stagna. Così si creano anche delle bolle d'aria in modo che lo zaino galleggia e non sprofonda, e si può effettuare il guado usandolo come un salvagente. Oh, mi stai sparando? Semplicemente. Mi sa mi tocca correre. Ah no, c'è una gamba rotta, non posso correre. Ma che cavolo stanno sparando? Ok, io chi è? Sono qua, capitano. Capitano, oh. Ricevuto. Vai. Chi è a terra? Ma tutte e due le chilo stanno qua? Ortega, no. No, negativo. Io, ah, eccola lì, è sotto ingaggio l'altra. A tutti. Siamo del nostro che scende da un filo, sta 3-0-0. No, sta tirando a noi, Che cazzo oh, è? Oh, c'è il sergente a terra. Ha tirato me, ha tirato me. Siamo nella posizione sud-est. Hanno tirato pure a me, è sceso.
Penso che oddio, penso che sia stato un tiro molto preciso. Non credo siano stati Opfor. Non ho avuto il tempo di girarmi. Stavo curando. Quanto era lo bendo. Ok, lo bendo anch'io. Poi in posizione, me lo faccio io. Troppo preciso come tiro. Bendaggio. Cioè, ho attraversato un campo che spara una destra e sinistra, non mi hanno colpito. Fatto... Sì, mi dovete solo controllare le occhi. Però sono precisi, dai, quando sparano, se sono là. Controllo via il corso. Eccoli. Sì, molla, faccio io. Controllo la copri, vai. Copri, per favore. Che ci stanno tirando da dietro. Penso che un bel attacco supporto aereo. 02 qui, 01. Vieni avanti. Ho tutti i buoni... gli uomini a terra, li vedete quando arrivano? Mettere raga. Posizione su mappa. Ah sì, eccolo là. Un bel supporto aereo ci sta tutto, dai. Un bel cast per fare una bella piazza pulita. Giorgio, guarda le spalle, Giorgio. Sono il fumogeno rosso. Ok, tanto tu. Ok, ha ricevuto un primer. No, ok, ha ricevuto un primer, arriviamo. L'hanno ripreso. Okay. A Ortega, avevo bazzava solo, doveva solo venire su. Sono usciti un attimo. Okay, tutte, ascolta, tutte fai il cortesia. Tutti adesso. Palle, no. A Ortega, fa le RCP e io vado su Taurus. Fatemi un check. Ah, non gli piace? Vabbè, sì, sono parole un po' particolari. Vabbè, due occhio. Up. Eh sì. Okay. Fanno vedere determinate cose, ma non si possono più... scrivere altre, quindi. Ti serve? Non ho più archi. Abbiamo l'uno tutto a terra. Ecco. È stata tosta stasera. Non ho capito se l'approccio è stato sbagliato, ma non credo. Tutti gli uomini a terra, io sopravvissuto. Ecco. Ricevuto, comunico. Ragazzi, prendete la 100. Okay, ecco, okay. Ci sono. Allora, non ti ho allora, dove sta? Fai mettere l'actuale in mappa. Actuali mappa, finito. Faccio ancora? Sì, vai. Ti butto un fumogeno blu. Esatto. Ho ricevuto il fumogeno blu. Ok, appena vedete il fumogeno... Eccolo lì, direzione 310. Ok, muoviamoci tutti, dai. Muoviamoci. Flox, stiamo arrivando. Sì, 9 secondi. Sud-est dalla tua direzione. Ricevuto. Chi cavolo c'è? Vedo uno impacchettato qua. Occhio, vedo uno incappucciato, eh. Non lo sparate. Allora, ci siamo, eh. Ah, qualcuno lo sto tenendo in vita, però. Uno è morto. Non lo so chi è, dopo controlliamo. Qua c'è Siena. Ok, vai, ci sono tutti qua a terra. Fate copertura. Vai, mi metto attimo. Questo è Valair è morto. Baffo ci sta ancora, eh. E Baffo e Sierra vivi. Ok, vai, coprite. Mettetevi in copertura. Allora. Copri quest'angolo. Se mi riesci. Alle spalle ci stanno sparando, vieni. Perché questo c'ha il cappuccetto rosso in testa? Prendi. Occhio, fatti più avanti, Zabo, fatti più avanti. Ok, andiamo, prendiamo questo, non lo so perché sta così incappucciato, lo prendiamo lo stesso. Ok, un po' più avanti, siamo coperti qua. Faccio ancora RCP. Sì, grazie. Ok. A chi dovevo sedurare? Ho un BMP qua davanti. Dove sta? Direzione 240. Ok. Via io, via voi, via tutti. Morto, vai. Ok, fermati. Ok, ti faccio un po' di sangue, aspetta, prima ti cucio. Ok. Ah, me lo prendi per favore. Baffo è morto. Sierra è morto, ragazzi. Tex è morto.
Comunico il decesso di Baffo, Dex e Sierra. No raga, c'ho Nando, lo prendiamo. Il medico lo prendiamo. Hai bisogno di supporto? Aspetta, sto bendando. No, ce la faccio. Metti in copertura tu. Aspetta, sto facendo le CP. Nando lo tiro su. Cioè ti sei salvato per la rotta della cuffia, Aspetta che ok, finisco le CP. Finisci le CP e me lo lascia a me. Ok. 11, 10, 9. Qualcuno può recuperare i nastri da Valero. Meglio che niente. Ok. Aspetta, sera mi prendo l'RPG. Ok. Dov'è? È qui Valero. Ok. Sto approfittando nello. RCP in corso. No, è morto anche il Nando. Ma come cazzo è possibile? Quello ha fatto. Era da un po' che erano a terra. Mi fai un dare su questo. Vado io. Su Ortega, vado io. Ortega. Dai, da qua no, via a tutti. Via io, via voi, via tutti. Bordini, capitano. Niente. Sì, c'è un adrenalina. Ok, grazie. Flock è arrivato a piedi, so blindato, è arrivato da solo e blindato. Poi già c'è. Oh! Ok, grazie. Chi è che non ha fucile fatto? Con due, c'ho l'ottica troppo vicina. Oh, a sinistra, sento. Sento delle voci a sinistra. Lato destro. Io sto coprendo est. Eccolo. Carico. Preso. Cerca della 01. Via io, via voi, via tutti. Via voi, via tutti. Mi sa sia che è solo Palaire il suo. Ah, è Flox. Mi sento. Preso? Sì, preso. Ce n'è un altro. Ce n'è un altro, aspetta, attenzione. No, mi ha preso. Non riesco a fare niente. Papà lima a terra. Ah, meno male, negativo, meno male. Negativo. Come ne va? No, è qua. Taurus a terra, Taurus a terra. Ah, meno male. Vediamo. E io voi a tutti. Cioè, abbiamo bisogno di un medico. Sì, me lo sto trascinando. Mi ha beccato da dietro al secchio dell'immondizia, ragazzi. Da dietro al secchio dell'immondizia, mi ha beccato. Tango a 265, ci stanno. Dai, via io. Sono ferito anche io, dall'adrenalina, dal fatto di coprire, non me ne sono accorto. No, anche Ortega è morto. Ma ci deve essere qualcosa. Qua. Ma mettila, Terasisco. Cioè, dove la so? Ancora. Mettilo giù, Mi allargo la testa. No, Gigi, era tosta la missione stasera. Il comando ci ha avvertiti che comunque stavamo andando in una zona dove era. C'era molto presenza di milizia, perché i civili erano stati tutti qualcuno è andato evacuati, chi è? Ho sentito anche quindi io i civili erano scappati, ma anche evacuati erano scappati, perché la zona era molto ostile, era stato abbattuto anche un aereo, quindi manco lo siamo andati a recuperare, quindi è tosta. Andati, arriva qua. Quindi mi sa che la missione stasera è proprio finita. Dove sei? Non siamo riusciti, metà missione, quindi. Quindi dovremmo aspettare, sicuramente dovremmo aspettare i rinforzi da qualche parte, almeno liberare questa zona. Eccola, eccomi. Eccoci. Mi state prendendo a schiaffi stasera. Qualcuno mi guardi a 0 a 020. Dimmi. Ok. Bendato qua alla nostra sinistra 020. Ok, a me da lì mi ha preso. Cisco, sono io 020. Ok. Ok, ti ho bendato tutto. Ok, dovremmo almeno prendere questa zona e presidiarla in modo da aspettare i rinforzi. Chiedo i rinforzi dal comando. Posso ricordare una curata? Sì. Turnover. Ma chi è questo qui incappucciato? Possiamo riprendere il nome di questo incappucciato qua? Dove sei? Umar Gailani.
Possiamo controllare sulle carte? Un attimo, controllo. Dov'è il Zapo? Sì. Okay, ti... era c'era un tanco che gli stava facendo da scudo umano. Ha battuto il tanco e lui è rimasto. No, è sempre rimasto okay. Di quelli ok, allora chiediamo al comando. Allora si chiama Umar Gailani. No, c'è nessuno. Comando qui sulla di terra. Dai, un po' di sangue lo tengo perché hai perso poco, non ti do niente. C'è pochissimo sangue. Ah, comunico che abbiamo. Stiamo approcciando alla fabbrica. Murgab, abbiamo trovato un civile incappucciato dal nome Umar Galaini. Era ostaggio di uno dei Tango. Umar Gailani era ostaggio. Non sappiamo come procedere. Potete controllare al terminale se risulta il nome. Blu, aspetta, mi sono ferito ancora. Perché sì, c'è il sangue? Dovete fare permettere agli altri di passare tipo, adesso. C'è un protone negativo, non gli risulta che sia un terrorista, potete procedere alla liberazione. Probabilmente era un civile preso in ostaggio. Passa. Qui ricevuto, presidiamo la zona per attendere un rinforzo. È ricevuto in interrogativo, l'antiaereo è stato abbattuto. Sento voci, raga. Da destra. Sento voci. Negativo voci per abbattimento veicolo antiaereo, è stato abbattuto solamente l'operatore. Provvediamo ad abbattere l'antiaerea. È ricevuto. Quando avrete abbattuto l'antiaerea e avete liberato la zona dove siete, procederemo all'infiltrazione. Fine. Qui squadra di terra ha ricevuto. È scappato il... No, l'ho liberato. Occasione con me. Ok, che dobbiamo abbattere la contraerea. Possiamo. Allora, libera. Allora, 01 e 02, dove state? Su. Cisco. Sierra? Sì, qua arrivo. Allora. Arriva Sierra, arriva. Ah, copri la direzione profondità a sud. Dobbiamo liberare la zona. Un altro. Ok, dai. Allora, una squadra va a liberare da quella parte lì. Quindi la zona a sud e una squadra libera a nord. Dobbiamo liberare tutta la zona, abbattere la contraerea in modo che possiamo esfiltrare. In modo che possiamo esfiltrare. A 02 a sud. Scendiamo. Ripasso davanti, baffo. Ok, quindi 02 a sud, liberate la zona a sud. Allora, noi stiamo qui in questa zona qua, quindi liberate a sud e poi salite verso nord che liberiamo la zona questa qui. Fare... Ok, provata. Ma per rotellino. Vai. Dietro l'angolo, 265 c'è un blindato. Direzione ok, dai. Zona nord. Dietro l'angolo, okay. Ok. Quindi muoviamo a nord. Sergente, lei viene con noi? Sì, vengo. Perché non ho più avanti. Interrogativo, l'elicottero abbattuto è stato trovato e i piloti sono recuperati. Avanti. Negativo per ritrovamento zona di elicottero. Baffo, no, non sei. Guarda, tutto. Stai guardando qua là, non hai niente. Andiamo, dai. Direzione? Ok, via sud. Vai sud e gira a ovest. Vieni qua. Ragazzi, dobbiamo bonificare. Vai. Giangio. Vai, abbattuto. Un bosco in questa gara. Ci aspetta, ce la devi fare. 2-3-0.
sono di ferro questi che stanno al, al faro. Ok. No, sono il container rosso. Visforo! Oh, Visforo sta qua dentro questo. Vedi? Cosa, Flox? Sì, ti vado. Ok, vai, raga, avanziamo. Siamo sul lato sinistro. Vai, vai, avanti. Tutti dal lato sinistro, che c'è il recinto lì. A sinistra. Eccola qua, dai. C'è quell'antenna là. No, da qua, da qua. Che siamo usciti. C'è niente, no, qua? Ok. Dobbiamo battere la contraerea. Sì. C'è tutta questa gente qua. Dove sta la contraerea? Ma secondo me è più avanti. Tra 300. Troppo lontana la contraerea. Dobbiamo quell'antenna, avanzare. Andiamo a controllare pure andiamo quell'antenna. L'antenna sì, che sta là. Liberiamo pure quel palazzo in... Okay, sento come vispere, sento ancora qualcuno dietro di noi. Può darsi nei... in queste baracche. Ok, prova da mettiti attraverso. Sono all'interno delle baracche. Okay. Attraverso. Vai che chiudo. Carusa 02. Avanti. Siamo sull'edificio in costruzione alla ovest dal, dall'impianto. Ok, ricevuto, bonificatelo. Affermativo. Vai. Sento delle radio. Sì. Attraverso a destra. L'antenna, qua stava l'antenna. Che ce n'è qua? Ci sono i piloti bendati all'interno. Down. C'è un computer. Vediamo. Ho visto uno entrare qua dentro. No, aspetta, controlliamo se è morto, se no lo chiudiamo. Veloce, veloce, ci sei, Barba? Sì. No, vivo. Blu dentro, porco due, l'ho sparato dalla finestra questo. Cisco? Ci sono due porte qui scoperte. Capo plotone. Avanti. Intel trovata, Danir Moroz, comunichiamo che hanno abbattuto l'elicottero stile, Nir Moroz, più avanti. Cisco giù. Nir Moroz. Cisco giù, Cisco giù. Non lo so, ma è giù sicuro. Dani Morazzoni, ah, hanno battuto il elicottero stile. Ok. Ok, chilo 2. Sì? Comando, aveva detto che dovevamo abbattere le antenne radio. No, sì. Le faccio mettere una carica quando andiamo via salta tutto. Sì, sì, esatto, esatto. Flox. Sotto o sopra? No, sotto, sopra non ci possiamo andare. Comando, comando qui squadra di terra. 0-1 qui 0-2 qui 0-1
Abbiamo trovato la, un'altra Intel che lascia, parla e dice: da Nimrods comunichiamo che hanno abbattuto elicottero stile. Comunicano che hanno abbattuto elicottero stile. Chiedi un attimo, un comando dash. Attendi. Allora, la conferma dell'abbattimento dell'elicottero alleato. Interrogativo, segnalano posizione. Affermativo, riuscite a venire? Vai. Sì, stiamo arrivando. 01, andiamo qua nel palazzo di fronte a dare una mano alla 02. Comando qui, squadra di terra. Il medico. Portami da lui. Avanti, squadra di terra. Non riesce a mettere l'acqua. Il medico? Ok. Se segnalo contraerea, se segnalo contraerea con coordinate, è possibile abbattimento con artiglieria? Affermativo. Ok, attendi un tre primi che iniziamo a dare coordinate. Ricevuto. Riuscite a portare qua Cisco? Gente. Sì. Può dare una mano, se vede il sangue. Non ce l'ho il sangue io. Vedi se ce l'hanno loro addosso. Bende. Sto bendando. Ma che sono i piloti questi? Sì, ci sono i piloti pure. Dove stanno i piloti? È qua a terra, uno sta qua. E qua chi è? Sta qua. Bendaggio è fatto. 35 secondi. Vedo un bra che sta scendendo qualcuno. Attenzione, sto curando. Qua c'erano già due piloti, lo stava curando uno. Barbo, ma qua 35 secondi su grado. Uomo a terra. Sì, raga, però. Dimmi, Flox. Metto una carica anche in questa specie di BMP. Bisogna una mano? Allora, mi serve solo una cosa: che fate un perimetro di sicurezza tutto intorno a sta palazzina. Oh, su. No, dai. Raga, dobbiamo uscire fuori, dobbiamo fare un perimetro di sicurezza, come diceva il sergente. È andato bene. Dove sono? Raga, controllate il perimetro di sicurezza, c'ho Taurus a terra, sono tre persone a terra. Ognuno si prende la porta, raga. Esatto. Io ho e io controllate anche su in cima, Per d'incibacco. Okay. Beh, questo commento no, dai. Onesto, dai, che potrebbe mai far del male? Però oddio, Facebook è strano, però. Barbuto? È andato. Ma non è un terrorista? No, abbiamo comunicato il comando. Io l'ho bendato. Il comando ha detto di no. Ha effettuato dei controlli. Ha detto queste casse ci sono dei soldi. Prendiamoli. Prendiamoli. È giusto. Dai, la giornata, la paga giornaliera è bassa. Eccomi. Ok, un attimo. Eccomi. Si parla di tre moto. Allora, gestione delle... Avanti, comando qui capoplotone. Siamo in attesa di due coordinate. Affermativo, rettifico, ci sono, abbiamo trovato i piloti dell'elicottero abbattuto all'interno della fabbrica al centro di Murghab Power Plant. È ricevuto, sono vivi, le darci più informazioni. Sergente. Affermativo, comunico che sono vivi e li stiamo curando. Morto. È morto pure lui. È ricevuto. Questo almeno lo prendiamo. Stiamo provvedendo alla loro messa in sicurezza perché sono stati feriti. E comunichiamo le coordinate per l'esfiltrazione per i feriti. Cacchio. Morto pure lui. Ah, sono morti. Morto il pilota. Ricevuto il loro nome è Italo Fino di Domenico. Confermi? Mi sentite? Affermativo, Italo Pino, comunico che è deceduto in questo momento per le ferite riportate. Ricevuto è Marco Di Girolamo. Sergente, mi sente? Sì, un attimo, sto comunicando col comando. Ando. Dove sta l'altro pilota? Sono anche degli euro qua. Dove sta l'altro pilota? Dove sta l'altro pilota? Non lo so, Sergio, le casse sono piene di soldi, li stiamo prendendo.
Pieni di soldi le state prendendo? No, beh, comunichiamo al comando. Beh, glieli portiamo, no? Dove sta l'altro pilota? Non lo so, uno è qui. Chilo 2, mi fate un check per chi è rimasto? Attenzione alle frequenze. Ma Ash, Nando, su che frequenza stai parlando? No, io sono sulla 120 e... Perché non rispondeva, non l'ho fatto mettere un attimo la 120. No, no, parlate sulla, sulla 40 state parlando, qualcuno sta parlando sulla 40. Ah, boh, non lo so. Io sono 110. Vuol dire che c'erano dei soldi che abbiamo... Negativo per l'altro pilota, non, non, non è più visibile. Vedi dei colpi che stanno... Ortega, mi senti? In radio mi sentivi anche? Avevo chiesto un check, Zappo, sai dov'è? Dove cazzo sta l'altro pilota? Abbiamo bisogno di un medico su Zappo, raga. Dove sta Zappo? È qua a terra, aspetta che è il medico. Via aereo libere, ma ha perso sangue, serve sangue. Stai controllando? Sì, 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 sto facendo. Mi si è messo malissimo. Occlusa, no, occlusa. Adesso sì, 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 mettetevi in copertura, ragazzi, che prima escono contatti così e ci fanno malissimo. Quindi siamo rimasti io, tu e Zappo. Capotone, siamo in attesa di coordinate per abbattimento antiaereo. Ricevuto, attendi un primo che stiamo curando i feriti. Ricevuto. Non ho scusa. Hanno fratturato tutti e due le braccia. Aspetta, aspetta un po', aspetta un po'. Okay. Ho finito gli aghi, un attimo solo. E poi quando puoi fai un po' di sangue. No, ho finito gli aghi. Chi c'ha gli aghi? Chi è stato? Se vuoi levare a mente culo 01, fate un check. Scusa. Niente. Poi quando riesci mi fai un po' di sangue. Gian Gian, lo riprendo pure. Tex up sull'ingresso. Quindi siamo solo io e tu, io e te Ortega. Ci uniamo alla 1. Tex, vedi all'interno. Dietro di te. Capo. Ma nessuno c'ha i guanti, Ehi, c'hai... Io. No, vado di nuovo a terra. Possibile? No. Possibile, no? Dai. Dai, no? Dai, possibile. Abbiamo una terra lì, No. No, possibile. Ah, vabbè. Non abbattito, eh? Stasera è così. Che un medico c'è qua. Ma finché te. Il controllo le vie aeree. Vabbè, stasera è così. Stasera se è male. Conclusa. Questo si già sta facendo acqua, pacchetto ballare in cerca. E lo faccio pure il da X. Occhio via, via, voi, vado già. Sento il battito, quindi stanno recuperando. Blu, in ingresso. Okay, vai, entra. Oh. Mi serve un medico per Ash. Ho uscito un attimo, E il punto è che dobbiamo coprire bene gli ingressi. Sarà una... Mi serve un check radio. Uno. Due. Tre. Dobbiamo coprire bene gli ingressi. Cinque. No, sai che c'è? Magari da... Allora, arma come funziona? Non mi darò un'età posso perché non riprendi il battito. Quando metti, fai il PBO e metti che sei il più alto in grado da PBO, c'è il modulo che metti i gradi, i contatti cercano naturalmente quello che ha il grado più alto, perché effettivamente è quello che comanda, e quindi buttando, eliminando il quello che comanda,
ipoteticamente le persone, cioè, in battaglia si elimina quello che è il grado più alto, in modo da creare confusione ai ranghi più bassi, ipoteticamente. E quindi fanno così. I contatti vedono in un gruppo di persone, iniziano a sparare quello che è impostato con il grado più alto, da PBO. Allora, a random, adesso è impostato a random, quindi sicuramente dopo vado a controllare. Basta che premi la mappa e ti esce scritto in alto che grado ti ha assegnato arma in quel momento. Sì, la terra non ve la E quindi i contatti cercano quello col grado più alto. E anche su, se, ecco qua dove hai visto appena è uscito, sì, eravamo in tanti. Sparano a quello preimpostato. Tranne se era un bo se non era un utente, perché oddio, è vero che è uscito sparando. Quindi poteva essere anche lo Zeus, ma non credo. Perché ho modificato la. Ho Adesso arriva inserito delle Nando. mod che Sì, i contatti diventano un po' più Mash qui. cazzuti. Qui c'è. Eccomi. Ok. Wow, detto stasera proprio dove sei a Vuoi vedere schiaffi. come aggiungono gli dell'adrenalina fa salire il battito? Fammi Ok. vedere. Infatti sono soldato qua, mi dice. Lascia. Quindi era un. Non era un bot. Però la borsa. Niente, perché non c'è. Adesso mi serve più copertura adesso. Allora, facciamo un resoconto delle persone? Così ce ne andiamo. Allora, do le coordinate. Dove sta? Chi è il più alto in grado qua? Oltre. Valair? Valair, io salgo un attimo sopra il tetto. Allora, Cisco, salgo un attimo sopra il tetto. Devo dare le coordinate per far abbattere la contraerea, in modo l'antiaerea, in modo da farci venire a fare l'esfiltrazione. Ok, guarda, segui gli errori. Ok. Ok. Allora, dovrebbe stare qua. Ok, conosciamo qua. Aspetta, abbiamo. No, non è qua, Abbiamo non è qua, non è qua. Le scale stanno qua. l'ingresso che trovi a 290. Eccole qua, le scale. Eccole qua. Vuoi che vada avanti Aspetta, io? riusciamo a tirare su Sì, Ashi. aspetta un Vado attimo io, che da c'ho. qua? Aspetta un attimo che c'ho. Sì, devi salire all'ultimo piano, No, ma aspetta. da dentro, Tex, non fuori, che si è scoperto. Dormite Vieni qua, abbastanza? vieni qua, Vai, che mi qua. sento il battito. Vai, vai, sali Nando, su. riesci a tirare su Ashi? Vai, 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 vai. Vai. Qui. Vai, sali ancora, sali. Marco, copri la tua area. È vivo ancora questo? Non mi cadere! Mamma mia, che culo! E questo è ancora vivo. C'è gente? È sopra. Nando, dimmi. è già Fox dietro, coprimi a 060. Vieni qua, Quindi vieni qua, va qua, bene? via. Lascio la sentenza che dobbiamo andare Che cos'è dentro. qua? Ok, tutti gli ingressi. Mantenete tutte le vostre posizioni. Vai, un'intel trovata. Sono. Sergente, qui su c'è un'altra scala, eh? Sì, mo saliamo sopra lì. Aspetta l'ingresso della scala. Vado. Sì, vai. Salgo. Cercavo Plutone sopra, completo. Destra sembra libero, sinistra libero. Vai. Esco, vado a destra. Allora, dobbiamo trovare la contraerea. Non ti preoccupare, è meglio coprire. Ma meglio abbassarsi. Blu. Dovrebbe stare là la contraerea, aspetta. Verso che direzione dovrebbe essere? Lì. Verso Capitano, interrogativo per abbattimento. Ok. Un primo, siamo sul tetto e sto cercando la contraerea per coordinate. Dice Giancio che Mica si la sente veda. il cuore in confusione con l'adrenalina.
Ah sì, pure io sento l'ora. Aspetta, fa adrenalina. Cazzo, non combiamo. Vedo io. Allora, di là siamo scesi noi. La contraria deve stare là. Quello è il camion. No, non mi dire che non la vedo. Ci sono gli alberi. Ma voglio provare una cosa. Vieni qua. Sergio. Okay. Vieni di te. No, sì, era niente. Ma qua forse vediamo, Sergio. Sergio. E Giambo mi copre quella porta, tu copri quest'altra porta. No. 050, per piacere. Grazie. Ci sono gli alberi. Edus. Contro scende la pressione, sono. Sai, io una pressione di adrenalina. Infatti gliel'ho dato. Non so. Alla bella. Ecco. Informativo, sì. Eccolo qua, quasi. Ecco. Sì. Non la vedo. No, manco io. Ci sono. Poi dice Giangio che se sente il cuore in cuffia si deve fare adrenalina. C'è facendo la sbagna. Ok. E ti dico un box. Non da finire. Lo vedo, non la vedo. Per radio abbiamo ripreso i canali originali. Ecco. Eccolo là. Direzione? 013. 13. 500 metri. Vedo le ruote. La direzione 130. Ah, sì, eccola. L'ho vista. 130 di qua, però. Ok, sì. Alle spalle, sì. È proprio quella. Anche se c'era il camion vicino, però. Dovrebbe essere quella. Ah, io ho preso una Intel, è vero. Comando, qui squadra di terra. Che è esploso? Abbiamo trovato una Intel all'interno dell'abitazione in costruzione e parla in questo modo. Il Joker russo ha proceduto con l'esfiltrazione tramite elicottero dopo i primi spari. Eh sì, siamo da tempo alla ricerca del Joker rosso. È un VIP che si occupa del trasporto di metanfetamina lungo il Tagistan. E siamo alla sua ricerca. Grazie per la invito. Ricevuto un primo per le coordinate, abbiamo individuato la contraerea. L'abbiamo individuato. Avanti. 02 480 metri dal nostro punto. Siamo noi. Scusa, 131 049 131. Scusa, 149, siamo qua, è impossibile. Sopra. Ah, io capito dove andare sopra, che sopra si va dietro di te. Cioè dice che stiamo qua? Questa è la nostra posizione, possibile? Va bene. E vabbè, poi... Oh? Aveva messo il puntino blu? È possibile, allora vabbè, possibile, dai. O più a sinistra. Sì. Là mi dice le coordinate, vabbè, comunque. Allora, 010. Allora, 010. Aspetta, 010 012 012, eccolo qua. Quanti metri? Vai, coprimi quest'area verso est. 480 metri. Ok, grazie. Pratica, no, va bene. Uno, ok. 480 metri. Allora, in pratica, più o meno qua siamo noi.
Cioè, guarda in mappa. Qua? Sto mettendo il puntino. Ok. Quindi 480 metri è qua. E le coordinate dovrebbero essere... Comando, comando, qui squadra di terra. Avanti squadra di terra. Comunico coordinate per colpire antiaerea. Ripetici. Avanti. Allora, 13, 26, 0, 5, 40, 48. Ripeto, 13, 26, 40, 0, 5, 48. Sto ricevuto per coordinate, readback 1326 0548, confermi? Affermativo. Che è un primo? Sì, la strada sta lì. Esatto, era un po' più sotto forse, perché vedo la strada. Siamo là comunque. Ah, vedi la strada? A sinistra ce l'ha. Il punto l'ho messo leggermente un po' più su. Questo qua. Okay. Quindi poteva essere qua, forse. Ok, ottimo. Quando è tutto tranquillo mi preoccupo. Eccola. Ecco, l'ho detto. Colpita. Interrogativo. Splash. Affermativo per Good Splash. Ok, massimo due primi, rinforzi in arrivo. Ok, ricevuto. Abbiamo colpito la antiaerea, quindi adesso arriveranno i rinforzi. Ricevuto 02. Hanno colpito l'antiaerea, quindi tra poco arriveranno i rinforzi. Ok. Tra poco arrivano i rinforzi. Ecco qua, dai, meno male. Mi metto sotto così scendete sopra di me. No, no, guarda qua, guarda qua. Basta che premi, come sali? Premi spazio vicino e lui scende, guarda, vedi? Pluff. Devi premere spazio, vicino. Andò. Andò. Premi spazio. Lo sto facendo. Vicino al bordo, vai, avanza, avanza, vicino al bordo. Come sali così scendi. No, no, avvicinati, avvicinati. Più vicino di così. Vai, vai ancora, vai, 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 premi spazio. W e spazio devi premere. Come se per salire. Esatto. No. Ok, vabbè, però dai, però mi sei salito adesso. Grazie Sergio, ti abbiamo un elicottero sopra di noi. È caduto. Stanno arrivando i rinforzi, mi sa che non andiamo via. Sì. Aveva comunicato che abbiamo trovato dei soldi. Un bel po' di soldi. No, no, i soldi non si comunicano. Si sono ammazzati tra di loro, va bene. Sì, hanno sparato allo Zeus. E si vede che gli era antipatico. Mi sa che faremo... Sfiltrazione. No, non faremo esfiltrazione, mi sa che faremo... L'antenna la facciamo... Falla di... quando ci allontaniamo. No, non andiamo via, quindi... presidiamo la zona. Ok. Okay. Giangio. Quindi faremo i turni notturni. Che stanno combinando questi,
sono in... Non rispondete al fuoco. Si sono spaventati forse. Hanno visto qualche tank. Allora, dobbiamo presidiare, quindi poi dopo organizzeremo i turni notturni. Eccomi. Con piantoni. Per far brillare l'antenna? Poi penso che quando andremo via domani faremo brillare l'antenna. Ok. Un botone può scendere fino a terra, il comando è qui. Flux. Stiamo scendendo. Ok, la faremo brillare la prossima. Mantenete le posizioni. Prendere posizioni. Vai, scendiamo, 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 scendiamo. Scendete sempre. Vai, scendete, 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 scendete. Cerchiamo di fare. Cosa c'è di briefing? Blu blu blu. Ok, debriefing. Debriefing. Eccoci qua. Eccoci qua. Ah, eccolo qua, dai. Sì. Allora, per quanto riguarda il lato talk, vabbè, non ho niente da dire. Per quanto riguarda il lato Zeus, allora, ci sono diverse cose. La prima è quando siamo arrivati, se siamo arrivati, vabbè, ci può stare perché una squadra, cioè una parte di squadra è rimasta molto indietro, molto più a sud rispetto a voi, va, però ci sta perché è il primo avvio notturno. Poi vi siete ripresi quando avete visto, ci avete messo tanto tempo ad arrivare in città, avete tagliato direttamente verso la fabbrica principale, forse in quota avete visto che era più grande e vi ha ispirato di più, avete fatto bene. E poi vi siete un attimo persi nel momento in cui vi siete divisi, cioè avete fatto due squadre, che una attraversata dal mare, cioè pure quell'altra, però è andata prima una, mi sembra, giusto? Confermate? Sì, confermo. Ok, e un'altra squadra è rimasta più indietro, quella di Cisco. Quella di Cisco, quando il tango ha fatto il giro dietro a quella di Sierra, ha iniziato a sparare, avete fatto blu su blu ed è buttato giù Valair. Per il resto state più attenti alle coperture, perché i tango vi fanno il giro, avete visto, e molte volte vi hanno tirato giù perché nessuno faceva, copriva la retro. Per il resto niente, niente. La prossima volta proseguiremo la missione. Ora gli alleati restiranno una zona di sicurezza. La prossima volta procederemo alla distruzione delle altre fabbriche e alla distruzione delle altre aziende. Quindi è tutto, lascio la parola al capo plotone. Sì. Allora, sì, concordo. Concordo con vabbè, con il lancio, però è tutto giusto. Il paracadute ti fa cadere bello dritto dritto, quindi è tutto in balia del vento e del di come hai aperto, quindi se hai aperto prima hai aperto dopo, quindi dobbiamo migliorare su questo. Per quanto riguarda l'approccio, no, è stata una scelta, sono andati sulla fabbrica perché era di fronte alla nostra posizione. È tutto iniziato dall'approccio iniziale, quando abbiamo effettuato un controllo sul fumo, perché noi stavamo osservando, quindi c'era del fumo sulla nostra sinistra e credevamo che poteva essere invece di un semplice fumo per quanto riguarda il crash dell'elicottero. Quindi è stata inviata una squadra a controllo, abbiamo subito un attacco, quindi da lì è scaturito il fatto poi di scendere direttamente dalla fabbrica che era di fronte a noi, quindi è stata più una cosa fortuita e non una scelta, anche perché poi in base alla mappa, se vediamo la mappa, è stata quella più vicina a noi,
poi dopo che abbiamo subito l'attacco dalle varie tecniche e dalla contraerea e basta. Però era comunque l'approccio era difficile perché noi scendivamo dalle quote, eravamo belli scoperti, quindi era tutto difficile da lì. Indubbiamente, perché se il programma era che se non vi separavate scendevate con la copertura della notte. Esatto. Come si è fatto giorno, sì, sulle tende avete, sull'accampamento avete ricevuto ingaggio, siete caduti a terra e poi da lì hanno visto sia le tecniche sia le postazioni fisse. No, da lì è stato tutto difficile, poi è stato tutto molto difficile, però per fortuna è stata intensa poi da lì in poi. TL, tiro 1. Missione un po' tosta. Loro ci riuscivano a tirare comunque da una distanza abbastanza lunga e noi dovevamo cercare di avvicinarci il più possibile perché altrimenti non avevamo un buon fuoco d'azione, quindi era molto rischioso il tutto. E che dire, bella la missione, mi è piaciuta, ma bella tosta. Però passo la parola a Kilo 2. Cisco? Mi sa che non c'è Cisco. Forse... Ecco, no. Forse problemi con... DS. Secondo Ash? Meno Ash? Aspetta che arriva Cisco. No, Ash non c'è. Ma sta parlando Cisco? Non si sente. Non si sente? No. Cisco, se ci senti, chiudi e riapri TeamSpeak. Sentando vogliamo fare di John Jetex. Sì. Giangio. Voce, alza la voce. Ma poi fermo. Ok. Metti a urlare? Ok. Mi sentite? Sì. Ah, io come prima missione posso solo che farvi complimenti perché mi do un grande affiatamento. Quindi. Io è troppe volte. E quindi no, va bene, insomma, devo adattarmi, devo affiatarmi bene con il ragazzo, vedo che sono bravi, anzi, bravissimi. Grazie. Tex? Tex? Ma mi associo a quello che ha detto Giangio, io era da parecchio tempo che non giocavo, quindi ero un po' impedito, ma... pian piano riuscivo a risollevare la china. Null'altro da aggiungere. Ottimo. Importante che uno si diverte. Assolutamente. Sì. Buono. Cisco? No, mi sa che Cisco non c'è. Forse aveva problemi, non riusciva. Problemi con TS, mi sa. Ecco. Oh, ok, perfetto. Ecco, a passo, è risolto tutto. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Che Ortega è nuovo. No, Ortega non gioca. No, ha giocato. Già sta diventando vecchio. Già vecchio. Vabbè, ma adesso presidiamo la zona, quindi stanotte facciamo i turni. Quindi facciamo, okay. Organizziamo i turni di le ronde intorno. Le guardie. Le guardie, ronde, quindi. Mamma mia, mi fa pensare, ok. va bene ragazzi, io saluto la live, quindi. Un saluto alla live. Poi se mi aspettate dico pure io. Quattro cose. Ci senti per caso? Sì. Taurus. Va benissimo. Opla. Va benissimo. Come avete visto, la missione è stata bella tosta. Non è semplice.
Ci sono da fare degli addestramenti e degli piccoli accorgimenti. Però ci riusciremo piano piano, come sempre. Allora io vi ringrazio come sempre di aver scelto di seguirci. Se naturalmente non piacciono il nostro modo, se non piace il nostro modo di effettuare missioni, che poi sono sempre diverse, basta un commento che può far cambiare il nostro modo di operare. Noi ci adeguiamo facilmente, noi ci dobbiamo divertire, ecco, dopo una giornata di lavoro intensa arriviamo, ci divertiamo tra di noi, ecco qua, cioè, ci fa stare bene, è proprio questo, che poi a fine serata le persone dicono: ah no, io mi sono divertito e sono stato bene, complimenti, e allora questo ci fa stare bene a tutti noi. Io vi auguro una buona serata e che vi posso dire che grazie. Ah, bello Gigi, bello così, vedere dal divano, magari con una bella TV grande, sì, è bello. Sì, ci sta tutto. Io vi posso dire, oggi che cos'è? Lunedì, ci vedremo giovedì sicuramente. Con il continuo di questa missione organizzeremo le ronde da qui, si partirà sicuramente da qui con il proseguo della missione. È partita anche una ballerina. ci sta. Sì, vi aggiorniamo alla situazione di giovedì, vediamo un attimo che cosa dovremo fare. La mappa è bella grande. Vediamo un pochettino, dai. Buonanotte a tutti e io vi do appuntamento a giovedì e ci saranno ancora altre novità che vi posso dire. Grazie ancora sempre di essere presente Gigi, tu sei quello immancabile, se non ci sei mi fai preoccupare veramente. Grazie a tutti e buonanotte, a giovedì. Simulazione della Brigata Leoni di San Marco. Grazie ad un gruppo di esperti del mestiere che forniscono un importante contributo sia dottrinale che di contenuti, oltre a fornire le linee guida su PTT e impiego di vari sistemi d'arma secondo le dottrine degli eserciti attuali, vengono ricreati scenari di livello tattico ricostruiti il più fedelmente possibile per creare il più alto livello di immersione nonostante i limiti del software. Contact Patrol. Controllo del territorio, disinnesco di ordigni improvvisati e molte altre attività. Il software deriva dalla versione militare PBS-3 utilizzata dalle nostre forze armate. E tu non vuoi provare il brivido della simulazione?